Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vi porto un nuovo format che spero vi piaccia. Si tratta di una sorta di recensione, anche se non la chiamo recensione alla fine del video, poi vi spiego perché, in cui faccio del prezzo, dei soldini che costano questi giochi, il fattore centrale. Elencherò pregi e difetti, descriverò il gameplay, la grafica, eccetera, insomma, le solite sezioni, diciamo, di una recensione, ma per ogni difetto molto grosso che c'è, toglierò una, due, tre decine di euro dal prezzo totale e alla fine del video rimarremo ovviamente con quello che dovrebbe essere il prezzo giusto secondo me. Mi raccomando, mettete un bel mi piace per supportare questo format, fatemi capire se vi piace oppure no. Secondo me è anche un format abbastanza figo perché voi potete un po' anche giocare ad indovinare quale sarà il prezzo che io consiglierò a fine video, no? E quindi magari potete scriverlo a inizio video e vedere se poi ci avete beccato o comunque dirmi quale secondo voi sarebbe il prezzo effettivamente giusto nel caso sia diverso rispetto a quello che consiglio io. Quindi mi raccomando, mettete un bel mi piace, fondamentale, e adesso buona visione. Oggi vi porto quindi questa specie di recensione che non è una recensione ma è un let's price it, cioè mettiamogli il prezzo giusto, per Steel Rising, che è un gioco che io ho acquistato su PlayStation 5 al prezzo di 60 euro e quindi è questo il prezzo di partenza da cui partiremo e quella, la versione PS5, è la versione di cui discuteremo. Ovviamente non vi spoilerò quante euro tolgo ogni volta e ovviamente vi invito a vedere tutto il video per capire perché quando tolgo qualche euro lo tolgo, se lo tolgo, perché potrebbe essere anche che arriveremo a fine video con tutte le 60 euro integre. Parliamo del gameplay. Allora, il mattoncino fondamentale di un buon GDR d'azione o Souls-like c'è. Mi riferisco al feedback, alla fisica dei colpi. Questa è una cosa che ripeto sempre, ma che secondo me è veramente essenziale. Quando colpisci l'avversario, le animazioni dei colpi, degli impatti, gli effetti sonori e quelli visivi ti danno una sensazione di soddisfazione? Ti sembra di star colpendo un corpo concreto con un altro corpo concreto oppure pare che stai picchiando un lenzuolo? Ecco, in Steel Rising, quando colpisci il nemico o quando il nemico colpisce te, il colpo lo senti veramente tutto ed è una sensazione veramente gustosissima che dà un sacco di soddisfazione. Rimaniamo qui quindi a 60 euro, non togliamo niente dal malloppo, per ora. La schivata funziona, eppure la parata, con le armi che ci consentono di parare almeno, ma la corsa con la levetta analogica è tremenda, non sai mai se te l'ha presa oppure no, stai lì a cincischiare con la levetta analogica e nel frattempo, immancabilmente, te prendi mazzate in testa. Le animazioni del personaggio sono un po' tutte macchinosette, non tantissimo, ma un po' sì. Quel poco che basta che sì, continui a giocare, ma sempre a denti stretti e con la bestemmia in canna. Il cambio di direzione in special modo è brutto da morì e dà anche fastidio alla vista per qualche motivo. Il personaggio praticamente va in derapata, ma fa anche un po' l'effetto birillo. Si piega tantissimo verso il terreno, ma poi bang, ritorna su. Non è sicuramente un bel vedere. E infatti, raga, dal malloppo di 60 euro, 10, 20, 30, 40, 50, 60, togliamo le prime 10 euro e siamo a 50. La telecamera non è buona, è troppo rapida nei movimenti e soprattutto se la muovi e poi sposti il personaggio, la telecamera si reimposta da sola e questa roba mi ha dato un fastidio enorme. Pure l'animazione del salto non è un granché, sinceramente, e in generale la sensazione quando muoviamo il personaggio è quella di star manovrando un oggetto molto molto leggero e che invece dovrebbe essere molto pesante, dato che è un automa. Avrei preferito una fisica dei movimenti più realistica e quindi più verosimile. A questo punto, raga, non ho scelta, devo togliere assolutamente altre 10 euro e siamo quindi a 10, 20, 30, 40 euro. La storia, la lore e i dialoghi invece sono veramente buoni. Il gioco infatti ha un'identità precisa dal punto di vista della scrittura.
Pensate infatti che stiamo giocando in un universo parallelo in cui la rivoluzione francese non è andata a buon fine ed è stata repressa nel sangue dal re Luigi XIV con l'aiuto di un esercito di automi, e il nostro scopo infatti è quello di fermarli. Molto interessante anche incontrare personaggi storici realmente esistiti, come il re ovviamente, Lafayette o addirittura Maria Antonietta, e sentirli parlare di questa situazione ucronica fantastica è veramente figo. Le ambientazioni non sono male, ma sinceramente non mi convincono molto. A livello tecnico, infatti, textures e modelli sono molto grezzi e la gestione della luce e dei riflessi è grossolana e a volte proprio brutta. Inoltre, in 4 ore di gameplay ho incontrato per 2 volte i giardini di una villa di qualche tipo e degli interni di edifici molto simili fra loro, forse un po' troppo. Tornando invece al gameplay, il gioco è chiaramente mal bilanciato. Se usiamo la pistola di ghiaccio, infatti, sarà possibile battere moltissimi dei nemici che incontreremo senza fatica, boss inclusi, e anzi, specialmente loro diventano facilissimi da battere con questa tecnica. Inoltre, l'IA dei nemici è imbarazzante. Si fermano di continuo ad osservarti, non ti notano, perdono l'aggro, sono davvero disastrosi da questo punto di vista, e anche il tracking dei loro attacchi funziona molto male. Spesso e volentieri, infatti, li vedrete colpire l'aria mentre voi invece li accoppate di botte. E adesso ne togliamo 15 di euro, 10 e 5. Perché secondo me effettivamente il problema dell'IA è veramente grosso, ma ci fermiamo qua, quindi ci fermiamo a 10, 20, 5. Secondo me 25 euro è il prezzo giusto, sarebbe il prezzo giusto per Steel Rising, quindi vi consiglio di acquistarlo effettivamente ad un prezzo che si aggira attorno a questo. Bene, fatemi sapere a questo punto cosa ne pensate voi, ovviamente. Ditemi secondo voi se ha senso la cifra che vi ho proposto, e soprattutto prima di andarvene ascoltate questa precisazione. Io questa non me la sento di chiamarla recensione, perché non è una recensione vera e propria. Secondo me la recensione dovrebbe, sì, tenere un po' in conto del prezzo, ma non dovrebbe assolutamente mai farne il fulcro centrale. Questa è una specie di consiglio per l'acquisto che è anche un po' becero, se vogliamo, da un certo punto di vista, ma credo che abbia la sua utilità, ovvero quello di consigliare a voi, farvi capire, non tramite un voto, ma tramite proprio la concretezza della moneta, quanto secondo me vale un gioco. Questo in sostanza è un approccio un po' semplicistico, forse troppo concreto, troppo user-oriented, tra virgolette, ma che, ecco, come vi dicevo, secondo me ha una sua utilità. Fatemi ovviamente sapere se vi piace il format e se volete altri video di questo tipo. Quindi mettete like, commentate, grazie mille per aver visto il video e ci vediamo, come al solito, alla prossima. Ciao, raga!